Antonio Pamato è nato a Valdagno, nei pressi di Vicenza. Si è laureato in architettura a Venezia. Pittore autodidatta, si è formato partendo dalle radici classiche, rileggendo e studiando pittori quali Giotto, Michelangelo, Raffaello, Leonardo, ma anche vari pittori impressionisti quali Manet, Matisse, Manet, oltre a Picasso e Van Gogh. A partire dal 1963 e attivamente dal 2010, esegue numerose opere per pura passione, senza altri scopi che non riguardano l'arte in quanto tale. Dal 1967 fino ai tempi più recenti, partecipa a concorsi ottenendo numerosi riconoscimenti attestati. La sua espressività spazia da composizioni in cui tanti tratti giustapposti definiscono gli elementi a vedute ripartite in campiture ampie, dove i segni del pennello solcano la tela in un crescendo ritmico. Il segno è intenso e incisivo, come se la sua mano fosse il tramite per dare voce a scorci vibranti che affiorano dagli spazi dell'anima. Sulla tela si dipanano immagini ricche di estrosità cromatiche, dove attraverso un ritmo narrativo vibrante viene colta l'essenza più profonda del soggetto. Pamato comunica all'osservatore gli aspetti più intrisi di lirismo della realtà circostante, lasciandogli la possibilità di continuare idealmente ad arricchirne i contorni secondo il proprio sentire, in uno stimolante alternarsi di pieni e vuoti, di ampie campiture e testimonianze sceniche. Senza dubbio, siamo dinanzi al riflesso della visione interiore dell'artista, che in queste composizioni liriche ci guida verso nuove possibili interpretazioni. L'artista ha partecipato a premi di caratura internazionale, ricevendo consensi e apprezzamenti da parte del pubblico e della critica. Sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private, oltre ad essere state più volte recensite su cataloghi e annuari d'arte contemporanea.